Namaste, io sono Ace the Brave, bentornati ad un altro episodio di Legacy of the Void su StarCraft 2. Siamo su Ayur. Ayur che è di notte in questo momento, anche se siamo un po' fuori. Come vedete abbiamo un macello di gente al nostro servizio perché abbiamo tutta quanta la parte di Protoss, tutti belli messi insieme. Abbiamo la Cybros qua dietro dei purificatori, abbiamo un macello di roba Riesco a pulita. malapena a comprendere il vostro dolore, Artanis. Dei nobili templari trasformati in mostruosità. Quelli rimasti intrappolati in un corpo controllato da Amon. È il destino peggiore, ma quel che mi addolora è l'incertezza del loro futuro. Sono i miei fratelli e le mie sorelle. Quando colpiremo quegli abomini, i nostri fratelli rimarranno a guardare? Assisteranno in silenzio? Forse sono già persi nell'oblio. Non posso offrirvi conforto né certezze, amico mio, ma sappiate che questa è l'unica via. Le navi madre Tal'Darim sono giunte a sostenere la nostra flotta. Devo ammettere che sono impressionanti. E abbiamo Siamo la l'anima nave. della forza. Ce l'abbiamo la nave madre alla fine. Nave madre che non è un'unità Tal'Darim e basta, ma qua è segnata almeno nella modalità storia come nave madre. Il nucleo della nave madre è un'unità molto importante anche in modalità multiplayer. E qua abbiamo il buco nero, la lancia termica o la traslazione. Traslazione quindi si teletrasporta. La lancia termica fa un bel po' di danni ai nemici. E il buco nero è un'arma molto molto forte. Quindi vediamo di mettere i colossi. Anzi, mettiamo i tre lobiti. Qua teniamo le lance del vuoto. Qua teniamo i colossi. Abbiamo 2, 2, 3 e 1. 3, 3, ok. Va bene così, facciamo una composizione più mista possibile. Qualcos'altro da fare qua? No, abbiamo già tutto. Bene, andiamo sul ponte e andiamo a fare una missione. Che la matrice psionica è caduta, Amon non può richiamare l'armata d'oro su Ayur per difendersi. Dobbiamo distruggere il suo corpo ospite prima che si risvegli del tutto. Per la salvezza del nostro popolo, non possiamo esitare. Distrugge il corpo ospite di Amon. Sembrerebbe l'ultima missione, ce ne sono 19 in tutto, da quello che viene detto. Questa è la 18esima, però. Avviamo la missione. Oh oh. Siamo finalmente liberi di diventare qualcosa di più. Noi abbiamo un futuro. Preparati ad assistere alla potenza dei primogeniti. Che bel faccino che ha questo Amon. Io ho paura di vedere come l'hanno fatto in gioco, se c'è. Soprattutto se c'è in gioco. L'armata seguirà ogni tuo ordine fino alla morte. Tieni d'occhio le tue forze e non lasciare che muoiano in vano. Eccolo là. Comunque questo è il corpo ospite di Amon. Un abominio formato dalla carne dei nostri fratelli e dalla carcassa dell'unica mente. Carcassa dell'unica mente. Invero, gerarca. I miei sensori rilevano che la sua forma sta consumando energie del vuoto a un ritmo allarmante. In queste condizioni, nemmeno le nostre armi più potenti sono in grado di avere effetto su Amon.
Quei frammenti generano energia del vuoto, sottraggono la vita intorno a loro per alimentare il suo corpo ospite. Devono essere distrutti. Il terreno che li circonda è stato destabilizzato. È come se stesse terraformando la zona, trasformandola nel vuoto. Un attimo. I frammenti stanno aprendo dei varchi. Evocano delle entità per difenderli. Allora non abbiamo tempo da perdere. Guerrieri, preparate le lame. Combattiamo per il futuro di Aiur. E ok. Partiamo. Uno, tre. Bisogna eliminare i frammenti del vuoto se vogliamo colpire la forma ospite di Amon. Combattete con onore, Templari. Abbiamo due rampe d'entrata. Abbiamo una seconda base qua. Vabbè. La guardia si muove. No, Adam, sono preso danni solo per essere. Il vuoto riflette i miei desideri. E io desidero la vostra distruzione. Amon continua ad aprire varchi per proteggere i frammenti. Dovremo attaccare prima che i difensori diventino predominanti. Non hai abbastanza minerali. Il vostro ordine è legge. Grazie. Lo facciamo a muoverci là? Eh? Non hai abbastanza minerali. Uno di questi. Due. Ok. Sono tornato. Ok, proviamo a attaccare questo. E facciamo subito la seconda base. Troppo male. Tu vieni qua a farmi un altro di questi, uno qua e uno qua. Hai abbastanza. La fai fare una batteria di scudi tra poco anche? Così abbiamo anche la batteria di scudi e invocare Phoenix per troppo. Diciotto, qui siamo a 21, 22, 23. E 24. Perfetto, allora tu vieni anche a produrre una forgia da mettere qua, portale stellare da mettere qua, e una fabbrica robotica. Tu vieni a fare un paio di cannoncini, ma li fai dopo. Un po' di gate in più. Non hai abbastanza minerali. Un paio di gate e tutto qua dietro. Tu sul 3, tu sul 5, tu sul 4. Spezzerò il ciclo degli Xel'Naga. Artanis, rilevo un numero consistente di entità del vuoto dirette verso il nostro presidio. Adesso state arrivo. Pronti a difendervi. Sì, arrivo.
vediamo se facciamo anche il terzo. Quarto, scusate, non terzo. GG. Un po'. E adesso vedremo di andare ad attaccare là molto presto. E costruire anche un paio di questi. BD. Poi viene a fare un faro della flotta dietro. Questo qua, questo qua, così abbiamo tutte le opzioni. Non hai abbastanza minerali. Possiamo fare una nave madre se ci riusciamo. Aspetto che possono passare ai lati di questo. Perfetto. La base è un po' di robot insieme. Fare un altro cannone da questa parte. Artanis, attorno alla forma di Amon ci sono diverse postazioni che potrebbero pungere da ottimi avamposti. Eliminate il nemico e le nostre forze vi forniranno ulteriore supporto. Faccio sta cosa, blocco tutti, quindi va bene. Anzi no, facciamo così. Entro qua. Non hai abbastanza minerali. Per uno davanti e uno dietro. Adesso qua abbiamo difeso e anche abbastanza simmetrica la cosa. Sentiamo di avere 1000. Facciamo qualche lancia del vuoto. Basta. La base sotto attacco, ma si è ben difesa. Nucleo prismatico attivo. Stiamo di accumulare il 1000 a questo punto. Alta curva. Sarete tutti dei servitori. Io porto l'ordine. Gerarca, rileviamo diverse entità volanti che puntano verso il nostro presidio. Oh oh.
dai che possiamo fare la nave madre. Prendo un po' di velocità. Non hai abbastanza minerali. La vittoria è giunta. E qua abbiamo la nave madre. Stupiscimi. Ok, ce l'abbiamo fatta con la prima. Nexus. Due simulatori, tre simulatori. Vediamo di arrivare là. Comincia a farne allora. Lealtà al monarca. Non hai abbastanza minerali. Ok, adesso vediamo di fare un macello di gente. Sarà meglio che ne valga la pena. Non hai abbastanza minerali. Non hai abbastanza minerali. Adesso cominciamo da Berna. Affrontiamo il nemico. Ricanto chi? Non hai abbastanza minerali. La base è sotto attacco. La mia volontà è ferrea. Sarà meglio che ne valga la pena. Non hai abbastanza minerali. Non hai abbastanza minerali. Non hai abbastanza minerali. Non hai abbastanza minerali. Forza, forza, veloce. Sono 7, 7 più 10, 17, 18, 19, 20 e 21. Così, così siamo al massimo. E adesso via di voi. Hai abbastanza minerali. Abbiamo anche le missioni secondarie da fare. Adesso vediamo di fare tutto quanto. Tu vieni a costruirmi anche un altro portale stellare. Magari farmi un po' di questi prima. Non hai abbastanza minerali. Nucleo prismatico attivo. Affrontiamo il nemico. Minerali.
vostre sofferenze. Barco rilevato. Aspettatevi presto un altro assalto di entità del vuoto. Se conduce alla gloria... Aspettate. Ricanto Kishar! Ok, adesso siamo a 127. Quindi andati qua. Non togliere lealtà al monarca. Siamo d'accordo, stavolta. Stupisci. La mia volontà è ferrea. Amo l'anima della forza. Stanno stabilendo un presidio. Sarà meglio che non togli. La base è sotto attacco. Il nostro clone è sotto un altro gas per spene. E qua si sono già difese. E qua intanto abbiamo un po' di gente che viene da me. Non togliere, ti sciocchi. Hai bisogno di altro caso per spere. Distrutto. Sento già la protezione di Amon che si indebolisce. La mia volontà è ferma. Sarà... La base è sotto attacco. Bisogna un altro gas per spene. Amo l'anima della forza. Questo universo sarà redento.
Entità del vuoto individuate. Segno la loro posizione. Si stanno dirigendo verso il nostro presidio. I Nerazim si uniscono allo scontro. Sarà meglio che... Verrete presto purificati. Doppia purificazione. Wow. Siamo l'anima della forza. La mia volontà è ferrea. Hai bisogno di altro gas Vespene. Ce lo sto facendo. Se conduce alla gloria. Siamo d'accordo. Stavolta. Posso sbagliato con la parte. Però mi ha distrutto uno scudo. Non togliere gli sciocchi. Ti asseconderò. Non togliere. I frammenti del mondo diventano sempre più instabili. Ingaggiateli con cautela. Non comprendiamo appieno il loro potere. Frammento è caduto per mano nostra. C'è un'altra base mente. Siamo d'accordo. La mia volontà è alta. Oscuri si dirigono a colpire Amon. La caduta di Amon è imminente. Haldarin, il vostro monarca, esige il sangue del dio oscuro. Non deludetemi! Tutte e tre le postazioni avanzate sono in mano nostra, Artanis. Ora poniamo fine alla minaccia di Amon. Purificatori, avanzate e purificate. Piano sagace. Caos assoluto. 8.000. I frammenti rimasti stanno stillando energia del vuoto. Avvicinarsi a essi sarà estremamente pericoloso. Guarda che qua sopra vanno il purificatore. Prossima, fratelli miei, combattete con tutto ciò che avete. Torniamo un attimo indietro, però. Devo curarmi. Sarà meglio che ne valga la pena. Siamo l'anima della forza. Se conduce alla gloria. La mia volontà è ferrea. Ok, fermiamoci qua prima della rampa. Degno ordine. Possiamo recuperare un po' di scudi. Siamo l'anima della forza. Quantità di gente. Siamo a piena potenza. Ok, stiamo provando a ripararla.
Con calma, perché c'è da riparare altra gente. Prima. 12.000, questo è già al massimo, no? Ah, non abbiamo più possibilità di rifornimento, abbiamo raggiunto il rifornimento massimo. Templari oscuri, colpite senza pietà. Nessuno può sfidare il mio volere. Attenzione ad attaccarmi? Forze dei purificatori, procedete e fornite supporto ai guerrieri del nostro gerarca. Nuova ondata di entità del vuoto in avvicinamento, gerarca. Questa è? Massacrate chiunque si opponga al mio volere! Andiamo. Siamo al massimo, per l'altro. La mia volontà è ferma. Fenix. Amo l'anima della... Non... Sarà meglio che mi faccia... Sta disintegrando quasi tutto. Ce l'abbiamo fatta. Se conduce alla gloria, sarà meglio che... Abbandonate le vostre paure. Sta per giungere la fine di un'era. Oh oh. No, la forma di Amon si è risvegliata. A tutte le navi, preparate le armi, ora! Templari, scatenate la vostra furia! I livelli di energia del vuoto stanno calando. L'ospite di Amon è stato distrutto. Prepara la stele ancestrale, Karax. L'epilogo si avvicina. E abbiamo finito la missione, l'ospite, distruggendolo di brutto, proprio di brutto, brutto, brutto. Ci vediamo quindi alla prossima e ultima missione di Legacy of the Void, StarCraft 2. Io sono Ace the Brave. Namaste and be brave.